Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi vi porto un unboxing veramente figo, bello, entusiasmante, non so trovare un aggettivo che lo definisca perché sono veramente gasato. È arrivato finalmente lo scarico, i terminali di scarico che avevo previsto nel progetto del montaggio del GTA Replica, no? Avete visto il montaggio praticamente dell'estrattore sport pack, lo smontaggio del paraurti posteriore, perché appunto sto seguendo una linea. Detto ciò, vi lascerò il link qui sopra in alto a destra e intro e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Allora ragazzi, questo è il nostro terminale. Ovviamente sono doppio, sono due perché è doppia uscita. Vediamo un po'. Ecco fatto. Veramente trama in carbonio, veramente bella. Ho preso quello con il contorno completo in carbonio perché non so, mi piaceva di più, questo va a gusto. Made in Slovenia, insomma, c'è veramente. Sembra veramente originale. Ora non so di che fattura sia, ecco. Perché non l'ho comprato originali. Sono sempre una replica. Comprati da AliExpress, arrivati prima del previsto. Dovevano arrivare tra il 7 e il 22 giugno. Sono arrivati tipo i primi di giugno, o comunque sia gli ultimi di maggio, ora non ricordo benissimo la data, e sono arrivati imballati bene, con cura, tutto regolare, insomma, quindi nessun feedback negativo per il venditore. Non posso rilasciare il link, ma posso mettervi il link di AliExpress, lì cercate quello che più vi piace perché ci sono veramente 3000 opzioni. E infatti ho scelto proprio quello che ha diametro esterno, ovvero da qui a qui, di 89. Ora lo misuro insieme a voi. Vediamo un po'. Infatti, non so se riesco a farvi vedere, comunque sta a 89 mm. E diametro d'ingresso praticamente, se non erro, doveva essere tipo 54 o 55, non mi ricordo bene. Infatti, questo mi segna 54 e mezzo, però non è proprio precisa precisa la misura, ecco. Ho deciso di prendere queste dimensioni perché in uscita comunque quell'estrattore lì arriva a 90 mm, quindi l'89 è proprio preciso, perfetto, così non andavo proprio a toccare il bordino. Mentre quello d'ingresso 54-55, perché non mi andava di prendere un ingresso troppo grande rispetto allo scarico della nostra mito, che se non sbaglio è 50 mm, quindi insomma non è una cosa spropositata. Ovviamente nel progetto farà togliere il silenziatore del terminale, mentre la pancia centrale la lascio perché se no mi fa troppo casino, a me non piace far troppo rumore. E quindi ragazzi, io per questo video vi saluto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, importantissimo. Ciao a tutti ragazzi.